getto iniziale E eseguo 16 catenelle. 1 2 3 E eseguo un'altra catenella per tornare indietro. Nella seconda catenella dall'uncinetto Eseguo un punto basso e per ogni catenella sottostante eseguirò un punto basso per un totale di 16 punti bassi. Terminati i 16 punti bassi, eseguo 4 catenelle 1, 2, 3 e 4. Giro il lavoro, filo sull'uncinetto, nello stesso punto da cui partono le 4 catenelle, inserisco l'uncinetto ed eseguo un punto alto, filo sull'uncinetto, salto due punti di base 1 e 2, nel terzo eseguo. Un punto alto una catenella e un punto alto fino sull'uncinetto salto due punti di base uno due nel terzo eseguo punto alto catenella punto alto Terminati i sei gruppi di punto alto, catenella punto alto, ruoto la barretta in verticale. Nello spazio di una catenella sottostante eseguo due punti bassi, uno e due. Nel punto basso Sottostante in cui ho fatto già punto alto, catenella punto alto, in questo punto basso inserisco l'uncinetto ed eseguo un punto basso 18 catenelle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 16, 17 e 18 tenendo la barretta in orizzontale e capovolta perché um, noi abbiamo lavorato così poi l'abbiamo ruotata in verticale la ruotiamo nuovamente in orizzontale ma dal lato opposto Qui vediamo che ci sono sei gruppi di punto alto, catenella punto alto. Nel terzo gruppo, quindi 1, 2 e 3, in questo terzo gruppo Inserisco l'uncinetto proprio nel punto basso in cui abbiamo fatto punto alto, catenella punto alto. In questo punto basso inserisco l'uncinetto ed eseguo un punto bassissimo. Ora una catenella e giro il lavoro. In ogni catenella eseguirò un punto basso. O meglio, seguirò questo schema, sempre comunque a punti bassi. Punto basso, punto basso, aumento, punto basso, punto basso, aumento. Quindi partendo dalla prima catenella eseguirò punto basso. Catenella successiva punto basso. Catenella successiva due punti bassi uno e nella stessa due. Di nuovo, allora, catenella successiva. punto basso, catenella successiva punto basso, catenella successiva, due punti bassi, uno e nella stessa due punto basso punto basso Due punti bassi, uno, e nella stessa, due. Sulla sinistra abbiamo i tre punti bassi che abbiamo eseguito prima di fare le 18 catenelle. E in ognuno di questi uh, punti bassi eseguirò un punto bassissimo 1, 2 e 3. 2 catenelle. taglio tiro fuori l'uncinetto e stringo questa è la P terminata anche qui andranno eliminati i fili in eccesso e in amidata spero che il tutorial vi sia utile e vi sia piaciuto ci vediamo al prossimo video ciao